La lunga e grave crisi politica, la situazione di instabilità ai confini e le difficoltà economico-finanziarie in cui si trovava l'impero furono in parte risolte dalla serie di riforme attuate da un ex comandante militare di modeste origini provinciali, Gaio Valerio Diocleziano, originario della Dalmazia, l'attuale Croazia. Egli fu proclamato imperatore nel 285 d.C. dal suo esercito. Riuscì con grande determinazione ad affrontare i nodi nevralgici della crisi del III secolo, realizzando un programma di riforme che riguardava gli aspetti politici, militari, economico-finanziari dello Stato romano. Il principio guida della sua opera fu la restaurazione dell'autorità dello Stato in ogni campo. Per raggiungere questo scopo, tuttavia, egli non guardò al passato, ma introdusse innovazioni che avrebbero segnato profondamente l'impero tardoantico, l'ultima fase della storia dell'impero romano.